Ciao, benvenuti ad un'edizione breve e limitata di Weird Tales, alias storie criptiche e misteriose. Questi limitati e brevi episodi vi racconterò in ordine cronologico una serie di fatti strani, criptici, insoliti e surreali che mi sono capitati. È d'obbligo fare una premessa dicendo che io non consumo superalcolici, sono astemio, non fumo né tabacco né robe strane, non faccio uso di sostanze stupefacenti. Mi reputo una persona razionale e pragmatica, scettica, la classica persona che se non vede non crede, per dirla alla San Tommaso. Ho avvistato 3 fantasmi e 2 UFO. In queste 5 puntate vi sintetizzerò le vicende in dettaglio. A voi queste narrazioni appariranno non reali e non misurabili, ma per me sono stati eventi reali e misurabili. Il perché lo conoscerete alla fine di ogni puntata. Siete liberi di ritenermi un testimone attendibile o meno. A me di cosa pensate non frega niente, non vi sto vendendo niente, essendo il file in copyleft. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Weird Tales. Questa è l'ultima puntata e in questo episodio vi racconterò la storia di 2 avvistamenti di un fantasma, di una persona che conoscevo indirettamente. Ci ho messo un po' di tempo a decidere se raccontarvi questa storia oppure no. Era una persona che conoscevo di vista. La figlia della signora è sicuramente ancora viva e per ragioni di privacy non farò nessun nome e nessuna data. Se la figlia dovesse vedere questo video, spero che sia felice di sapere che sua mamma, nonostante l'abbia lasciata da tempo, è certamente ancora viva, perché la morte è solo un passaggio per una dimensione diversa dove la vita continua. Antefatto. Ero ancora adolescente, facevo o la prima superiore o la seconda superiore, di preciso non mi ricordo, ma comunque non è particolarmente importante, anche per ragioni di privacy, fissare la data precisa. Nel mio condominio viveva una signora al quinto piano. Quanto ricordi, era divorziata con una figlia piccola piccola all'epoca. La signora del quinto piano era persona mite, socievole, ben voluta da tutto il condominio. La signora lavorava e cercava di tirar su la figlia piccola. Purtroppo la signora del quinto piano fu assassinata dall'ex marito, che non accettò la separazione. Oggi diremmo un classico caso di femminicidio. Fu un evento eclatante, venne la polizia e i carabinieri a raccogliere le testimonianze. Una storia triste che scosse tutto il condominio, anche perché all'epoca la figlia era davvero piccola, andò a vivere con i nonni, dato che il padre finì in prigione. Lo stesso anno, oppure l'anno dopo, la morte della signora del quinto piano, io tornai con i miei dalle vacanze estive trascorse in montagna. Mi ricordo che partimmo dalla montagna in tarda serata e quindi arrivammo a notte inoltrata presso la superstrada Fipili, proprio per scantonare l'arsura dell'estate del viaggio. Scoprimmo però poi che in direzione Livorno, all'altezza di Vicarello, la superstrada Fipili era chiusa temporaneamente da una corsia per manutenzione. Ricordo che mio padre all'epoca fu costretto ad uscire dalla superstrada a Vicarello. La strada statale dell'Arnaccio era stretta e dissestata e spesso frequentata all'epoca da gente che aveva il piede pesante sull'acceleratore, guidando anche in modo imprudente, poiché era notte tarda, oltre le mezzanotte e mezzo. Ricordo che mio padre all'epoca decise di optare per la strada più lunga, ma più larga, meglio asfaltata e ben più sicura. La strada statale Vicarello, Colle Salvetti e Nuvola, per tornare a Livorno. Io sedevo sul sedile posteriore dell'auto, dietro al guidatore. I miei genitori invece erano seduti sui sedili anteriori. All'epoca il cimitero di Vicarello era leggermente diverso.
gli alberi esattamente davanti all'entrata proprio non c'erano. La strada all'altezza del cimitero era illuminata da sporadici lampioni bianchi e non gialli, ma era una zona non particolarmente buia, ma comunque era in parte illuminata dalla illuminazione stradale. Per farla corta e breve, passando con l'auto davanti al cimitero di Vicarello, vidi il volto della signora del quinto piano materializzarsi dal niente dietro il cancello di metallo del cimitero di Vicarello, ad altezza uomo. Ricordo di averla vista distintamente, la riconobbi perché osservavo il panorama alla mia sinistra. Feci subito presente ai miei genitori la cosa, i quali mi risposero che era cosa improbabile, dato che pensavano che la signora del quinto piano fosse stata tumulata a Livorno. Comunque promisero di informarsi dove la signora fosse stata sepolta. Scoprirono dopo poco tempo dopo che realmente la signora riposava al cimitero di Vicarello e non di Livorno. Nell'estate del 2017, in agosto, era alle 14:30 circa, era andata a fare la spesa al supermercato. A quell'ora non c'era nessuno, i livornesi sono tutti al lavoro oppure al mare. Io invece vado al mare la mattina e scappo dal mare nella fascia oraria degli infrarossi, perché non è un'abitudine igienica per la salute abbronzarsi con gli infrarossi dalle 14 alle 17. Alle 2:30 quindi uscì dall'ascensore con le buste piene di roba e le scale condominiali erano in totale silenzio. Sentii però distintamente qualcuno che stava scendendo a piedi con delle scarpe con i tacchi. Non vi feci caso. Intravidi con la coda dell'occhio un'ombra scura che stava svoltando il pianerottolo. Mi recai tranquillamente al mio portone, contando poi di salutare l'eventuale persona del condominio qualora punto fosse scesa sempre quindi dalle scale, transitando nella zona prospiciente. Tuttavia il rumore della persona che scendeva con i tacchi scomparve e nessuno scese dalle scale. Incuriosito tornai all'ascensore, ma vidi che praticamente non c'era nessuno né nell'ascensore né per le scale. L'ascensore sostava immobile e vuoto al mio piano. Risalì di un piano a piedi per vedere se vi fosse stato qualcuno, ma non c'era nessuno. Ora, non posso dire d'avere esattamente visto la signora del quinto piano scendere le scale del mio condominio alle 2:30 di un caldo giorno d'agosto, ma posso dire che ho udito i passi di una persona che stava scendendo le scale. E poi ho visto nitidamente il profilo di una figura scura, vestita di nero, di forma umana, antropomorfa, tant'è che io lì per lì, quando l'avevo intravista, pensavo fosse una normale persona, diciamo, del condominio, che stesse appunto scendendo le scale. Poi però questa persona l'ho vista dissolversi nel niente, con la coda dell'occhio, e il rumore dei passi sulle scale è scomparso, così come la sua figura. Ok, questa è l'ultima puntata, penso di aver detto più o meno tutto, o quasi. Un saluto, ciao, alla prossima.